notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. L'Ucraina ha dovuto cambiare alcuni dei suoi piani militari a causa della diffusione di carte top secret, documenti dell'intelligence americana pubblicati sui social. E quanto afferma la CNN, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. Nelle scorse settimane in rete sono comparsi 53 documenti riservati che sarebbero stati diffusi sul social Discord, piattaforma popolare tra i gamer. Il cambiamento dei piani militari è stato smentito da Kiev, sostenendo che tutte le informazioni a riguardo sono classificate. La decisione sulle modalità della controffensiva verrà presa all'ultimo momento. In alcuni dei documenti emersi si parla tra l'altro di lacune nella macchina militare ucraina, tra cui carenze della difesa aerea. A preoccupare è l'esaurimento delle scorte militari in un'ottica di difesa aerea del territorio. Da Kiev il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, invita i paesi amici a inviare presto nuove armi. Se avessimo tempo potremmo guardare la Federazione Russa cadere a pezzi e le sue élite divorarsi a vicenda, ma non ce l'abbiamo, perché il nostro popolo sta morendo. Abbiamo bisogno di meno riflessioni sulle fughe di notizie e più armi a lungo raggio per porre fine alla guerra e far sì che la Russia affronti la realtà. Secondo l'intelligence britannica, i russi si preparerebbero a far valere la loro superiorità aerea. A tal proposito, Mosca avrebbe disposto il trasferimento di sistemi lanciamissili termobarici alle forze russe aerotrasportate. Si tratta di armamenti altamente distruttivi. Tra i discussi documenti trapelati sul web, uno riguarda l'Egitto. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, avrebbe recentemente ordinato di produrre in segreto fino a 40.000 razzi da mandare in Russia, notizia seccamente smentita da Mosca, che parla di ennesima bufala. Spina nel fianco in questi mesi di guerra degli ucraini, la presenza della flotta russa nel Mar Nero. Le parole del ministro della difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. L'affondamento dell'incrociatore Moskva è stato possibile grazie agli sforzi della nostra flotta. Ci sono alcune sfumature che sono ancora sconosciute al nemico, il che significa che possiamo offrire loro un'altra sorpresa in mare. Stiamo solo aspettando il momento giusto. I festeggiamenti della Pasqua ortodossa, che cadrà il 16 aprile. Secondo Mosca, non ci sarà nessuna tregua, non essendo arrivata alcuna proposta ufficiale per un cessate il fuoco. 412 giorni di guerra. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani aggiorna il bilancio, ancora parziale, delle vittime. Ad oggi sono quasi 8.500 i civili uccisi, 14.244 quelli feriti. Notizie dall'Ucraina termina qui, aggiornamenti ultima ora sul sito adnkronos.com.